Gaia, ma che è sta novità, mo? Ispettore Proietti, ve l'ho detto, è stato il commissario a ordinarmi di venire a casa vostra, col compito di proteggervi. Gaia, ma che te sta a metà? Ma che te sta a metà? Ispettore, sono i Tormarancia evaso questa notte dalle Bibbia. Ricorda, foste voi a farlo carcerare. E il Tormarancia non ha mai nascosto di volersi vendicare di voi. Gaia, sono 10 anni che faccio il poliziotto, sai quanta gente ho mandato al gabbio? Ma sai quante minacce ci ho piano? Ispettore, gli ordini sono ordini. Vabbè, vabbè. Ispettore, fermatevi. Ma che vuoi? Fatemi dare prima una perlustrata. No, Gaia, non ci siamo capiti. Allora, tu non mi devi da stressare. Io quando che non lavoro, mi devo da riposare, mi devo da rifocillare, devo staccare! Ispettore! Gli ordini sono gli ordini. Va, va. Era una loggia a cuculi, mortacci tu. E tu me dovresti proteggere. Stavo meglio del cazzo. Sono rammaricato, ispettore. Sono stato preso alla sprovvista. Ora controllo le altre stanze. Voi state fermo lì. Aspetta un attimo, Gaia. Visto che te devi fare tutte le stanze, tiè, lecca questa aspirapolvere, così pure una bella pulita. E io intanto vado a cucinare. Sei proprio bello. Vabbè. Cazzarola, professore. T'ho detto 1000 volte che per venire qua dall'Euro è meglio far via Dottor Carbone che a Colombo. Dipende dall'ora, Dario, non dalla via. Tanto ha piazzato la cimice stamattina, no? Dove di preciso? Ah sì, la cimice. Nell'orologio a cucù. Ma mi sa che non funziona più. C'è un rumore di fondo che copre tutto. Professori, passiamo sul piano. Tu te metti al posto mio e io al volante. Ok. Fa un caldo boia e Proietti apre sempre la finestra del balcone perché non c'è il condizionatore. E il fatto che mo so chiuse vuol dire che è appena rientrato. Quando apri la finestra, te lo fai secco. Piano. Ispettore, ho appena finito di passare l'aspirapolvere, serve altro? Grazie Cagliazzo, visto che ci stai, te volevo chiedere se mi potevi fare qualche lezione sul computer, che mo so comprato, non ci capisco niente! Va bene! Sento delle voci, ma il rumore copre tutto. Cazzarola so, dice far culo! Spegni il posto coso! Eh? Oh, spegni la fila polvere! Ah, sì! Oh, il rumore di fondo è sparito! Oh, finalmente sto rumore! Dai, Gaia! Sono in due! C'ha la scorta, l'infamone! Va. Ispettore, ma cosa avete cucinato? Formaggio e salame, vieni in salone che stiamo più freschi. Come formaggio e salame? Come si dice? Quando c'ho fame non c'ho un cazzo. Mi faccio formaggio e salame con Cagliazzo. Sta pronto, sono in salone. Vabbè, Gaia, spiegami un po', va. Allora, la prima cosa da fare è aprire la finestra.
Ma se è caldo però qua dentro, aspetta tu. Sta per aprire la finestra. Strano però, perché non sa questa finestra? Se l'apre. Suona il cucù, non si sente più niente! Ecco, si è aperta! Ora! Cazzo, i sigari di Tony Dormarascia! Andiamo, seguiamo! Agli ordini, ispettore! Dario. Quindi tu mi stai a dire che dopo che avete sparato avete visto il proiettile affacciarsi dalla finestra? Ah, Sonny, è andata proprio così. L'ha vista il professore. Bene, bene. Quindi mi stai a dire che non l'avevo parcheggiato? Scusi, presso a Roma noi per parcheggiato intendemmo ammazzato. Tu mi stai a dire che è ancora vivo? Mi sa di sì. È che la cimice non ha funzionato bene. E poi non si capiva niente. Ha detto che non riusciva ad aprire la finestra. E quindi ho pensato che stava dietro al vetro. Ho detto al professore di sparà. Ma Sonny, dai, penso che appena volta poi chiude un occhio. A Dario, guarda che sbaglia solo chi lavora. Professore. E dilla come dite voi, erario umano est, l'errore è dell'uomo. Quindi per stavolta chiudi un occhio. Adario, io dei occhi ne chiudo pure due. Ma è tua! Ah, professore, e sia mai che io metta le mani addosso a un uomo di scienza, eh? Uno che ha studiato. Sei laureato, sei cassa integrato, sei pure mezzo esaurito. A professor lei più che un uomo di scienza, a me mi pare proprio un uomo di... Vabbè, va. Lasciamo stare, va. E io mo che dovrei fare? Anna in galera! Che cazzo è, oh? Oh, ma che pensate fatti pure se qui? Ma prova che è il carbone, è la sua corsia, sono rimasti un po' di anni nel traffico. Ma sta cavolo, ve ne pure per! C'è anche la Pia Pignatella. Dormarascia, so proietti, siete circondati, buttate le armi dalla finestra, uscite fuori, non tentate cose false che qui è pieno dei poliziotti. Ma guarda te si drogati. A voi esiste il diavolo. Ripeto. Dovete gettare le armi fuori dalla finestra! Oh, ma do cazzo stai il elicottero? Oh! Sorpresi, eh? Arrendetevi! Scappavo! Per mio sparo! Ma che cazzo ti ridi, Dormara? Quelle pistole sono scariche. Come scariche? Ricciateli! Cazzo!
essere debellate. E dove fermo con lo svetto? Ispettore, tutto bene? Aveia, ma come hai fatto? Ispettore, ho pensato che se le nostre pistole erano scariche, non lo erano di certo quelle che i lestofanti avevano gettato fuori dalla finestra. E non ho fatto altro che prenderne una e utilizzarla. Sei in grande, Gaia. Fatta abbracciare. Dov'eri, ispettore? Del resto devo proteggervi. Oh, Gaia, ma dove sono andati gli altri? Cribbio, non me ne sono curato. Ah, eccoli lì! Accidenti, scarica anche questa. Ma che cazzo, Gaia? Ispettore, sono rammaricato. Ero impegnato a sincerarmi della vostra incolumità e me li sono lasciati sfuggire. E vabbè, li prenderemo la prossima volta. Ma ispettore, non ci occupiamo della salma? È una zona di campagna, Gaia. Ci penseranno le bestie. Ah, giusto. Ma Gaia, ma tu, di nome come fai? Oronzo, ispettore. Vabbè, va. Meglio che ti chiamo Gaia, insomma. Come volete.